Un momento importante, e non vi nego che, nonostante i tanti interventi pubblici, si sente un'emozione vera, un'emozione dovuta all'impegno che in questa città viene profuso dall'arma dei carabinieri e ovviamente dalle forze presenti sul territorio. Legame con chi è al servizio della nazione, dei cittadini, è un legame viscerale, un legame che nasce dal profondo dell'anima e scuote l'intero corpo, ed è per questo che si è emozionato, un sentimento vero. Consentitemi di porgere un sentito saluto e benvenuto alle autorità civili che, pur invitate, riferisco a Sua Eccellenza il Prefetto, a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Sappiano, e alle autorità ovviamente militari, al Senatore della Repubblica Ignazio Zullo, che è impegnato, immagino, quello di Roma per le attività parlamentari, e poi ecco a tutte appunto l'arma dei carabinieri, al generale Francesco De Marchis, al maggiore Leonardo Bochicchio, rispettivamente comandante provinciale, comandante di compagnie in quelle di Altamura, al comandante Ugo Popolo, del comando stazione di Cassano, comandante dei carabinieri forestali Pasquale Silletti, il comandante della polizia locale maggiore Michele Canito, ai parroci Don Francesco Gramegna e Don Mimmo Trappampina, alle dirigenti scolastiche Marisa Annoscia e Angela Silvestri, a chi rappresenta le scuole paritarie, vedo molti bambini, e saluto Angela Servodio per questo momento. Spero di non dimenticare nessuno, ma poi farò ecco, un ringraziamento un po' generale, perché siamo tanti, un'intera città che oggi è qui e voleva essere presente per questo bel momento. Estendo ovviamente il saluto e il benvenuto alle associazioni d'Alma, all'intero Consiglio Comunale, con piacere vedo tutti presenti, anche al Segretario Generale, rappresentanza dell'ente comunale, e ovviamente estendo questo anche a quelle forze di sicurezza e di controllo, vedo anche alcune società di vigilanza.
Vigilanza Armata qui presenti, che ringrazio. Ringrazio tutti gli ospiti e tutte le istituzioni che effettivamente credono in una monolitica comunità e insieme cercano di migliorare il presente e edificare il futuro, tanto per tutti noi, ma soprattutto per voi bambini e per le future generazioni. E ripeto il mio saluto a tutte le associazioni, a tutte quelle realtà collaborative che credono in una unica parola, un unico verbo di una comunità in cammino che crede in questo progetto di fratellanza. E quindi il mio saluto va a tutti i cari concittadini di Cassano delle Murge. Io credo che noi dobbiamo essere un'unica orchestra che suona all'unisono e che esalti i valori della Repubblica. Dobbiamo lavorare insieme per migliorare sempre il contesto di vita che ci è stata concessa anche da, diciamo, da nostro sindaco. In quasi 2 anni da sindaco, vi dico, io vado a braccio, avevo scritto un canovaccio, ma ci tenevo a parlare con il cuore in questo momento. Ho potuto misurare personalmente misurare personalmente le numerosissime attività di contrasto alla criminalità, la presenza sul territorio, gli indomiti interventi, anche su segnalazioni del sottoscritto, la indefessa collaborazione profusa dalla locale stazione dei carabinieri. Ed è per questo che, con un sentimento di vivo apprezzamento e profonda ammirazione e rispetto, ho sentito di dover tributare un giusto e più che meritato riconoscimento al nostro comando stazione dei carabinieri di Cassano delle Murge, coordinato egregiamente dal maresciallo Ugo Coppola e dai suoi valorosi uomini in divisa e donne in divisa. Anche se oggi credo che non ci sia qui nel comando di Cassano una però credo ci sia stata la stessa però è giusto ricordare ovviamente l'impegno, perché poi si lavora in rete, non è solo il comando, ma voglio dire la compagnia, il comando provinciale e tutti i comandi di stazione, quindi l'intera arma che nelle sue diverse articolazioni dà il suo contributo e l'apertura anche al genere femminile dell'arma è stata una grande conquista di civiltà della nostra Repubblica. L'arma dei carabinieri è un fondamento per la sicurezza della nazione e la sua missione da oltre 2 secoli è servire le comunità. La stazione dei carabinieri è vitale per la sicurezza delle città, come lo è per Cassano delle Murge, e l'impegno ivi profuso fa sentire lo Stato accanto a ogni cittadino. La sicurezza e la legalità sono temi su cui si regge la convivenza civile e i nostri carabinieri ne sono fautori e si distinguono per il loro infaticabile lavoro, la loro lealtà incondizionata, un altruismo e una disponibilità che va ben oltre il mero adempimento del dovere. Il solenne encomio che oggi andiamo a consegnare è l'espressione tangibile della gratitudine che l'intera cittadinanza cassanese, rappresentata oggi dall'amministrazione comunale di Cassano delle Murge, nutre verso chi, giorno dopo giorno, con
con sacrificio e dedizione, non si risparmia per la tutela delle nostre leggi, delle consuetudini e dei valori della Costituzione italiana. Ci si è fatti semplicemente interpreti del sentimento e della percezione sociale dei tanti concittadini. Devo dire che da più parti mi veniva chiesto di riconoscere questo sacrificio e questo impegno. Personalmente, come tutte le cose importanti, ho voluto fare mie queste indicazioni, segnalazioni, poter constatare in questi 2 anni da sindaco personalmente quanto mi veniva detto, oltre a quanto io ho potuto, come dicevo in apertura, misurare direttamente. E quindi oggi siamo qui con un percorso ben valutato e sentito, come dicevo. Ed è per questo che il comando stazione dei carabinieri di Cassano delle Monge si è distinto non solo per il servizio quotidiano, ma anche per il contrasto determinato alle mafie e alle illegalità. Questa è una città, dal punto di vista delle appartenenze, diciamo, di cittadinanza, molto varietata. Una città che risente della presenza di tutto l'interland paese, ed è per questo che è una città non semplice da governare sotto il profilo della legalità e della sicurezza. Infatti a questo si arriva con degli arresti importanti di figure legate ai clan paesi, e qui ci sono. Questo impegno instancabile e i risultati eccellenti raggiunti sono la prova che la sicurezza e il benessere della nostra comunità sono in mani sicure. Come simbolo di questo impegno, oggi rendiamo omaggio non solo al lavoro svolto, ma anche al sacrificio e alla dedizione che ogni membro del comando stazione Carabinieri ha dimostrato. È un esempio di come il servizio pubblico debba essere svolto con onore e per il bene comune. Per questo, a nome di tutti i cittadini di Cassano delle Murge, esprimo la nostra convinta gratitudine e il nostro profondo rispetto. Con questo encomio possa essere per voi una conferma e un conforto a continuare sulla strada dell'eccellenza, e per tutti noi cittadini di Cassano un sostegno per continuare ad affermare i valori della legalità e della sicurezza. Un sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità che mi onoro di rappresentare. Grazie. Dell'Arma dei Carabinieri con il cittadino si fonda, come sapete, sulle stazioni carabinieri, sul rapporto che le stazioni carabinieri hanno con le comunità nelle quali vivono, operano
cui la sicurezza è affidata ai nostri presidi. E la relazione dell'arma con il cittadino, con la comunità, delle stazioni carabinieri con le comunità in cui sono chiamate ad operare, è una relazione fatta di amicizia, fatta di fiducia, una relazione fatta di ascolto, di prossimità, come siamo soliti dire, di vicinanza. La vicinanza al cittadino si traduce in un atteggiamento di costante disponibilità. Il sindaco ha ricordato che le stazioni sono al servizio della comunità, operano per il bene collettivo e in queste comunità sono perfettamente integrate, tanto da sviluppare anche un senso di appartenenza alle comunità in cui opera. E quindi oggi vedere testimoniata con questa iniziativa proprio la relazione di fiducia, di amicizia tra la comunità cassanese e la stazione Carabinieri del luogo ci conforta, devo dire, particolarmente, perché ci restituisce la consapevolezza che probabilmente stiamo facendo un buon lavoro, che la stazione dei Carabinieri sta lavorando nel solco di quelle che sono le tradizioni dell'arma e i principi a cui ogni carabiniere ispira la propria azione politica. Ecco perché il senso della mia presenza qui oggi con la comandante provinciale è l'espressione di un ringraziamento al sindaco e alla comunità di Cassano per aver voluto testimoniare con questo encomio il senso di vicinanza della comunità cassanese ai nostri carabinieri. Naturalmente è un riconoscimento che è rivolto al comandante e a tutti i componenti della stazione di Cassano de Murge e che ci riempie di orgoglio, perché ci fa capire che probabilmente il lavoro che stiamo facendo va nella giusta direzione. Ma oltre all'orgoglio e alla soddisfazione per questo riconoscimento, per questa attestazione di affetto, di stima e di fiducia nei confronti dell'arma, naturalmente c'è anche lo stimolo che queste iniziative ci offrono per continuare a dare ancora il meglio di noi stessi, perché la stazione Carabinieri di Cassano prosegua in questo cammino di prossimità, di vicinanza per garantire la sicurezza della collettività a Cassano. Quindi c'è l'orgoglio, c'è la gratitudine, ma c'è anche, come dire, lo stimolo anche ad elevare ulteriormente l'asticella, perché noi siamo abituati a cercare sempre di migliorare nel rapporto con la collettività, di migliorare nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, perché questo è il fondamento della nostra istituzione, la capillarità, come si dice, la possibilità di essere presenti anche in piccole comunità del nostro meraviglioso territorio nazionale, degli oltre 8.000 comuni d'Italia, ma anche la responsabilità che noi sentiamo di essere molto spesso gli unici presidi di polizia in molti degli oltre 8.000 comuni italiani. E questo naturalmente ci carica anche di responsabilità ulteriori, perché siamo consapevoli del fatto che la stazione Carabinieri oggi in molti comuni è anche, come dire, l'avamposto dello Stato, insieme naturalmente alle altre istituzioni pubbliche che vivono nelle nostre comunità. Io ringrazio ancora il sindaco per questa bella iniziativa e condivido volentieri con voi la gioia di questo momento con i miei carabinieri, con i ragazzi del comandante della stazione Cassano e un comandante provinciale che ha la responsabilità di 41 comuni della provincia di Milano dal punto di vista dell'organizzazione dell'arma, poter toccare con mano realtà in cui il rapporto tra l'arma dei carabinieri e la collettività e la comunità è così saldo, così solido, così produttivo, devo dire che è una grande soddisfazione anche per un comandante provinciale.
Io ringrazio il sindaco, ringrazio la comunità di Cassano, ringrazio i carabinieri della stazione di Cassano e posso assicurare che la stazione Cassano continuerà ad offrire il proprio sostegno e la propria attività alla comunità di Cassano delle Muce come e meglio ha fatto sino ad oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti quanti, a tutti i presenti, ci onorate veramente della vostra presenza. Doveroso da parte mia effettuare dei ringraziamenti. Ringraziamenti li faccio a tutte quelle parti che con noi collaborano quotidianamente. Quindi, diciamo, l'esito di questa premialità darò anche a loro, perché sono parte integrante di una progettualità. La progettualità sicuramente è mirata a crescere il concetto di sicurezza nella nostra città, progettualità mirata anche a perseguire delle finalità sociali. Quindi sicuramente ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, oggi ci avete sentito di sindaco veramente, tutti i dipendenti del comune, tutti gli uffici con i quali noi collaboriamo quotidianamente. Ringrazio tutte le associazioni di Cassano, associazioni di volontariato, fondazioni. Ringrazio le parrocchie e i loro parroci. Un grazie va anche a chi con noi collabora per quanto riguarda la vigilanza del territorio, quindi la Polizia Locale, comandante Cannito, la forestale di Cassano, il comandante Silvetti. Un grazie per la difesa di tutti i loro militari e dipendenti. Grazie alle scuole, alle scolaresche. Permettetemi a fatto personale di effettuare dei ringraziamenti ai miei carabinieri. Loro mi rendono orgoglioso di loro, è poco ma sicuro. Ogni giorno spirito di sacrificio, sicuramente senso di responsabilità. Il mio grazie sentito va a loro, ma anche alle nostre famiglie. Vedo qui presenti tanti nostri familiari, c'è anche mia moglie, mia figlia. Anche loro hanno sposato indirettamente l'arma dei carabinieri e condividono la nostra stessa progettualità. Grazie ancora a tutti. Sua storia personale di educatore e di storico.
storico e di intellettuale. Per questo ci siamo rimessi alle sue parole, che leggo. Al comando stazione Carabinieri di Cassano delle Muggio, presenti sempre, a testimoniare, salvaguardare, tutelare, leggi, consuetudini e valori che rendono civiltà la vita di un popolo, per il loro servizio strenuo, leale, solidale. Solenne encomio, con convinta gratitudine, rende l'intera cittadinanza cassanese con l'attuale amministrazione comunale nella persona del suo primo cittadino. Grazie, spero di aver dato una lettura con sentimento, come si suol dire, a questo. Io spero che questo messo in loro quello che è, perché le mie parole sono così grandi dal loro servizio. Grazie. Adesso in chiusura mi consentirete intanto di salutare Don Angelo in rappresentanza, diciamo, del convento, del priore, degli agostiniani, perché in apertura, dicevo, potrei aver dimenticato qualcuno. Anche l'associazione radioamatori, ovviamente estendo un po' come fatto dal comandante a tutte le associazioni presenti sul territorio, perché il linguaggio unico, universale, di cui parlavamo in apertura, deve essere il nostro motivo ispiratore per portare in alto questa città. Devo dare per un impegno la parola al presidente del CRAF, che non so se è presente, perché mi chiedeva di voler dire, leggere qualcosa o dire qualcosa per il comandante, quindi se è presente gli chiedo di venire qui da me. Diciamo un po' fuori protocollo, però credo che sia giusto che io lo accolga con piacere. Grazie a tutti. In questo giorno così importante, noi ragazzi della CRAF San Francesco, insieme alla direzione di operatori ed educatori, desideriamo esprimere, spinti da un sincero e profondo sentimento di stima, affetto e amore, gratitudine verso il comando dei Carabinieri di Cassano delle Muggio, verso il suo comandante maresciallo Ugo Coppola e tutti gli uomini e le donne che rappresentano e curano la sicurezza dei cittadini cassanesi e non solo. Desideriamo esprimere un momento storico delicato in cui spesso sentiamo parlare di antistato, di crisi valoriale, di perdita e rispetto verso chi rappresenta l'istituzione in Italia. E questo ci rammarica tanto, perché sovente non si evidenzia che a Cassano delle Muggio lo Stato esiste e lotta tutti i giorni per difendere la libertà e garantire la sicurezza dei cittadini anche a costo della vita. Lo diciamo a gran voce non solo perché siamo una struttura riabilitativa psichiatrica presente sul territorio, ma soprattutto perché siamo cittadini, parte integrante di una comunità che desidera crescere, sognare in rete con le istituzioni, che vive con rispetto e gioia la comunità e che crede nei valori sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, guida i nostri passi e a cui tutti noi dobbiamo essere chiamati ad attingere ogni giorno per il benessere comune. Siamo qui per esprimere la riconoscenza più grande a uomini e donne dello Stato, a servitori dello Stato, che vivono in rapporto con la nostra realtà, che intervengono anche in momenti tanto difficili per i nostri ragazzi, in cui le fragilità prendono sopravvento e ogni attimo può diventare difficile da gestire. Ma il senso di umanità, sensibilità e delicatezza, anche in questi momenti, è oggi l'aspetto più autentico che vogliamo evidenziare, che non può essere dimenticato e che fa la differenza nelle relazioni con i nostri ragazzi, per cui ogni volta abbiamo visto l'intervento del Comando dei Carabinieri e per cui ci siamo sentiti accolti e grazie a cui si è riuscito ad evitare il peggio, con un risvolto sempre positivo. Non potremo mai dimenticare quanto accaduto il 3 marzo 22, quando un incendio divampato a secondo piano della nostra struttura rendeva le necessarie evacuazioni di tanti ragazzi con patologia psichiatrica e autistica. Quanta paura e quanto dolore,
fortunatamente senza gravi conseguenze. Ma quello a cui abbiamo assistito è una dedizione straordinaria da parte di uomini e donne dello Stato, che senza pensarci due volte, insieme a tutta la rete dei soccorsi, servizio dei 118, polizia locale, vigili del fuoco, hanno salvato la nostra vita, hanno salvato la vita ai nostri ragazzi, ragazzi con patologia psichiatrica e autismo, accolti e portati in salvo dagli angeli della vita. Mentre sui social e sui media divampavano invece le fiamme più dolorose, quelle dell'odio e della violenza, del pregiudizio e dello stigma, spente con amore dagli eroi della vita, tra cui i carabinieri del comando di Cassano delle Muggia, uomini e donne che non ci hanno pensato un attimo, pur consapevoli di mettere a rischio la propria vita, per il bene del prossimo, dell'altro, valori umani in cui l'Italia intera deve essere orgogliosa, è questo che è la storia, noi non possiamo dimenticarla. Non possiamo certamente dimenticare le numerose volte in cui i carabinieri sono intervenuti per aiutare la nostra realtà a gestire momenti di fragilità dei nostri ragazzi, allontanamenti dalle strutture, aggravamenti di misura che hanno anche necessitato la traduzione in carcere. Anche qui l'umanità e la sensibilità di uomini e donne del comando dei carabinieri di Cassano è stato un esempio di dedizione, passione e impegno che dovrebbe rendere orgogliosi tutta la cittadinanza di Cassano. Noi ringraziamo con tutto il cuore i carabinieri di Cassano delle Muglie e l'amministrazione comunale, perché siamo convinti che il lavoro di rete rende una comunità bella e rispettosa, e solo questo può migliorare una società, una comunità cittadina, se ognuno dà il suo contributo per la legalità e non ci si gira dall'altra parte, perché nessuno deve restare indietro. Giovanni Falcone è un esempio straordinario di dedizione e impegno sociale, che ha pagato a caro prezzo il suo impegno. Dice sempre, gli uomini passano e le idee restano, le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Grazie di cuore ai carabinieri di Cassano delle Muggia, grazie al comandante maresciallo Procoppo e a tutti gli uomini della caserma per testimoniarci ogni giorno la speranza di un mondo migliore che parte dal vostro esempio di dedizione e che rende questa comunità cittadina più sicura. Grazie. Questa testimonianza doverosa, che dire, viva l'arma dei carabinieri e viva la nostra comunità. Grazie a tutti. Attenzione.